Ciao ragazzi, ancora il pastore Samuele della Chiesa Presbiteriana di Pistoia. Siamo qui nella nostra missione in città, siamo qui per servire. Ci troviamo di fronte alla sede della banca più importante della città, la Cassa di Risparmio di Pistoia. Siamo di fronte alla sede storica della banca. Qui dentro ci sono uomini, donne che lavorano, condizioni di difficoltà a causa della pandemia, ma è un centro pulsante della città, è il cuore finanziario, economico della città. In questo momento è ancora più importante, vista la crisi che le tante famiglie, le tante persone di Pistoia stanno affrontando, in difficoltà veramente economica, non riescono ad arrivare alla fine mese. Allora la Bibbia ci insegna che noi possiamo usare bene il denaro. Il denaro non è peccato, il denaro non è una maledizione, il denaro non è in sé una cosa negativa, il denaro è una benedizione, il denaro è una cosa utile e buona, è l'uso che si fa del denaro che può essere un peccato, è l'uso che si fa del denaro che può trasformarsi in maledizione per la nostra vita. Per questo Gesù ha detto: è più difficile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entrare nel regno dei cieli, perché il ricco spesso sbaglia l'uso del denaro, non vede che il denaro viene da Dio. È da Dio, è per tornare a glorificare Dio, l'uso sapiente, saggio del denaro, quello che produce felicità è usare il denaro con Dio, per Dio, in un modo giusto, corretto, per il bene e non solo per accumulare altri soldi. Allora noi davanti alla sede centrale della banca della città siamo qui per pregare, fare una preghiera perché questi uomini, queste donne siano presi da spirito di giustizia, da spirito di ravvedimento, da spirito di discernimento, da spirito di coraggio per un utilizzo saggio, sapiente, buono, giusto del denaro. E vogliamo fare questa preghiera con voi oggi. Chiunque vuole unirsi a noi in questo senso può unirsi in questo momento, perché pregare per la banca della città, per il buon utilizzo del denaro della città, vuol dire pregare per il bene della nostra città, per il bene delle nostre persone. Allora noi vogliamo pregare in questo momento per le persone che sono qua dentro, per il direttore generale, per il vice direttore generale, per i consiglieri, per la fondazione della Cassa di Risparmio, per gli uomini potenti di Pistoia, per gli uomini ricchi di Pistoia, che siano presi da spirito di giustizia in questo tempo in cui c'è bisogno, ancora più bisogno, e siano presi da cuore, siano presi da amore per gli altri e da un uso saggio e sapiente delle risorse del denaro. Vogliamo fare questa preghiera adesso qui con voi. Chiunque ci ascolta, se vuole, chiudete i vostri occhi insieme a noi e preghiamo per queste persone, per la nostra banca. Chiudiamo gli occhi, preghiamo il Signore. Signore Padre Santo, noi come tuoi figli, come tuoi ministri, intercediamo e ti chiediamo, Signore, per il sangue di Gesù, per la potenza del tuo Figlio Gesù Cristo, per il nome santissimo del tuo Figlio Gesù Cristo, noi ti preghiamo perché tutte le persone che sono qui dentro in questa banca e negli uffici periferici della banca di Pistoia siano presi